Concluso il 2017 con l'approvazione in extremis della delibera sulla variazione di bilancio che spalma in 4 anni il piano di rientro del deficit di 3,7 milioni di euro relativo al 2016, per la giunta guidata dal sindaco Andrea Sud il 2018 si aprirà l'insegna della verifica politica cui dovrebbe seguire il rimpasto, anche perché c'è la necessità di sostituire l'assessore al bilancio Raffaellina Denti che si è dimessa prima di Natale. Una verifica sull'attuazione del programma elettorale chiesta da alcune componenti della coalizione che sostiene l'esecutivo e che si è manifestata platealmente con la decisione del gruppo sardista di non partecipare alla prima convocazione del Consiglio Comunale di giovedì in cui dovrà essere approvata la variazione di bilancio. Una scelta netta che per la prima volta in questa consiliatura ha fatto mancare il numero legale nell'Assemblea cittadina. Una richiesta di procedere ad una rapida conclusione della verifica politica in atto da alcuni mesi è arrivata anche dall'assessore al turismo Marcello Seddone, esponente di Ripensiamo Nuoro, che ieri ha dato notizia della sua autosospensione comunicata con lettera riservata al sindaco Sud il 20 dicembre. Un altro segnale che per la Giunta Sud è arrivato il momento di chiudere la fase della verifica e procedere ad un rilancio dell'azione di governo, anche perché i problemi in città non mancano, la sfida che chi governa dovrà affrontare delle più difficili con un'economia che stenta a decollare e che deve trovare un nuovo equilibrio che partendo dalla presenza della pubblica amministrazione sempre più risicata anche a causa della chiusura di tanti presidi dello Stato e della Regione dovrà puntare su nuove sfide a partire dalla cultura e dall'enogastronomia. Per rilanciare Nuoro dopo anni di declino serve un'amministrazione comunale coesa in grado di avere una visione di dove intenda portare il capoluogo barbaricino nei prossimi anni.